Gli sceneggiatori hanno usato tutti i trucchi, tutte le cose che avevano a loro disposizione per riuscire ad interessare il pubblico, per cui se metti il protagonista su un aereo in una situazione di crisi e nel momento in cui gli metti una pistola in mano devi comunque già aver fatto qualcosa o aver usato un flashback che ci spieghi che comunque il protagonista non è cattivo anche se ha una pistola in mano, per cui questo amore che lui ha per la ragazza, il fatto che salvi una ragazza, un'altra ragazza mentre sta annegando, eccetera, sono tutti piccoli trucchi che servono comunque a farti immediatamente empatizzare con il protagonista. Non ti muovere! Apri la porta! Non fare idiozie! Apri la porta e sistemeremo le cose insieme! Apri la porta! Indietro! Via! E poi c'è questa struttura flashback che spiega quello che è successo un attimo prima, che è un'altra grande furbata. Come possiamo entrare? Stanno per abbatterci! La mia impressione è che loro abbiano un'idea abbastanza chiara di quello, e questo si capisce soprattutto dalla quantità di roba che hanno messo nel primo episodio. Ci sembrava quasi che avessero l'urgenza comunque di mettere subito in scena tutto, e questa è una cosa che tu fai, credo, se hai un'idea di dove poi andrai a parare, perché sennò ti sgonfi già la seconda puntata. Hai intenzione di parlare con loro dell'evento?